Eccoci qua. Vediamo un po' se siamo collegati bene. Vediamo se qualcuno si sta avvicinando al campanello, se mi dà un trillo virtuale. Ciao Fulvio, benvenuto, sei il primo, puntualissimo. Ciao Fulvio, ciao Tommaso, ciao a tutti. Alberto, ciao caro. Vedi che spettacolo di amici che ho. Tutti puntualissimi. Paolo, benvenuto. Che bellezza. Allora, facciamo un piccolo summit tra di noi intanto per capire se vi va bene la luce, l'audio. Ho tolto il wifi, quindi speriamo che tutto funzioni. Vediamo un po'. Ciao Conci, che spettacolo. Isabella, benvenuta. Dai, che bello. Guarda un po', Cristiano, ciao Cristiano. Allora ragazzi, ditemi se va bene la luce, che così poi Gavina, ciao bellezza, che spettacolo. Allora, sposto un attimo i messaggi così ci capiamo un momentino. Allora, innanzitutto mi presento agli amici che non mi conoscono. Io sono Jenny, sono un'appassionata di cucina, va bene. E che dire, ringrazio sicuramente gli organizzatori per avermi invitata a cucinare, ma soprattutto ragazzi dico grazie a voi perché siete i miei ospiti quest'oggi a questo aperitivo virtuale. Ecco, questa è una novità anche per me, insomma, non mi sarei mai immaginata nel 2020 di fare l'aperitivo virtuale, va bene? Ok. Allora, torniamo un attimo con i messaggi, che così diamo un'occhiatina. Ciao Cristina, ciao, ciao Stefano. Allora, cosa facciamo quest'oggi? Come avevo pensato di impostare un po' il discorso dell'aperitivo? Allora, innanzitutto siamo in una diretta, quindi bisogna essere seri. Ciao Fabia, essere seri, non si raccontano bugie, va bene? Non c'è trucco, non c'è inganno. Allora, partiamo dall'ABC, l'ABC dell'aperitivo. A casa mia funziona così. Pane formai, non si sbaglia mai. Siamo d'accordo su questo? L'ho detta giusto? Ecco, se dopo allunghiamo anche due fettine di salame, lì veramente siamo perfetti. Questo è l'ABC. Però oggi, insomma, cerchiamo di fare qualcosina di interessante, va bene? La mia idea è stata quella di scegliere dei cestini, di fare insieme a voi dei cestini di parmigiano, ok? Allora, noi oggi non insegniamo niente a nessuno, ma semmai condividiamo. Quindi io cucino, voi guardate, mi scrivete, ogni tanto cerco di leggere un po' i messaggi e ci scambiamo un po' così le informazioni, un po' come un aperitivo, no? Quando vengono a trovare gli amici a casa o comunque se ci si trova al bar, si chiacchiera, si conversa e cuciniamo assieme, va bene? Allora, questi tre cestini facciamo tre gusti diversi, tre farciture, di modo che cerchiamo di andare d'accordo un po' con i gusti, vero o no? Se non piace uno, piacerà l'altro. Allora, partiamo. Uno lo faremo con una farcitura, chiamiamo un cremoso, diciamo così, un cremoso al prosciutto. Poi lo andremo a decorarlo e vediamo come. Poi ne facciamo un altro a base di verdure. Allora ho pensato una dadolata così di verdurine con i colori e i profumi dell'estate, che speriamo arrivi presto. E poi facciamo anche qualcosina con il pesce, perché giustamente c'è qualcuno che lo apprezza. Allora pensavo di fare con dell'avocado e fare delle code di gambero. Gli diamo una sfumata con del brandy, giusto così per entrare un po' nel mood aperitivo, va bene? Allora diciamo, cominciamo, se no poi la bottiglia si scalda. Adesso mi sposto di qua, che così forse vedete meglio. Prendiamo le pentole, ragazzi. Via che si va, in tranquillità, tutti assieme. Allora, pentolina per i gamberi. Ecco, non guardate il mio set di pentole che sicuramente voi ne avete di migliori, ma insomma, dai, oggi va così. Allora, adesso partiamo nel preparare le verdurine. Aspetta che la mettiamo magari un po' più lontano e avvicino anche i commenti. Ecco. Allora, cosa faccio? Accendiamo io l'induzione, quindi accendo, la mettiamo abbastanza, diamo abbastanza calore. Quando preparo le verdure, adesso non me ne vogliate, ma vi dico un po' la mia.
Io utilizzo sempre l'olio di semi perché tutte le verdure spadellate con olio di semi danno un po' quel gusto di frittino che diventa sempre interessante, ok? Perché il nostro aperitivo, il nostro piattino che andremo a preparare, deve essere uno stuzzichino, deve stuzzicare un po' queste papille gustative, vero o no? E poi possibilmente dobbiamo anche dare colore, perché è bello vedere in tavola anche qualcosa di colorato che colpisca la vista, perché insomma anche l'occhio su tutte le cose vuole la sua parte. Allora mettiamo un po' di olio di semi, spero che si veda bene l'inquadratura. Aggiungiamo un po' di misto di verdurine. Allora ho preso dei piselli, ci mettiamo delle carotine, va bene? No, adesso prendiamo anche il cucchiaio perché sennò non scendono bene. Cucchiaino, mettiamo tutto, carotine, pisellini, zucchine, vanno bene, le verdure fanno sempre bene. Ma ragazzi, qua siamo in tanti, che spettacolo, una bellezza. Ho bisogno che tiro fuori altre due bottiglie allora, che non si troviamo a secco dopo. Ogni tanto, scusate, mi parte la mia vena con il mio dialetto, ma tanto ci capiamo, no? Ecco, un po' di peperoni gialli, un po' di peperoni rossi, va bene? Adesso prendiamo anche un mestolino, così. Adesso ci mettiamo un po' di sale, in tranquillità, così qualche minuto le lasciamo comunque un po' croccanti, le spadelliamo così. Adesso io abbasso un cicino la fiamma, metto anche un coperchio, possibilmente se lo trovo. Ecco qua, vediamo un po' qua chi ci abbiamo. Michele, sempre sul fronte, eccolo, Lucia, ciao bellezza, ciao Anna. Allora, adesso andiamo di qua e prepariamo, cuciniamo i nostri gamberi. Ecco, in questo caso metto olio extravergine di olive per le code di gambero, ok? Poi mettiamo uno spicchietto d'aglio, ma adesso per fare la parte bella uso anche la pinza di precisione, vediamo se dopo sono capace a girarli, perché ricordiamoci sempre che sono amatoriale, va bene? Ok, quindi mi concedete, ecco, c'ho l'alibi in buona sostanza. Insomma, questo è un aperitivo, no? Aspetta, intanto che cuciniamo, vi racconto due cose. Allora, questo qui è un aperitivo, adesso noi cuciniamo assieme, ok? Però un aperitivo senza musica, adesso qua io se vi metto la musica non riesco neanche a sentire quello che dico. Allora, io pensavo una cosa di questo tipo, ragioniamo assieme, ci mettiamo un attimo d'accordo, provate a guardare, adesso vi faccio vedere anche voi, perché bisogna che ci capiamo e che mi dite anche voi la vostra. Allora, vedete qua che bel bancone che abbiamo qua, beh, un bel bancone grande. Cosa facciamo di sto bancone? Allora, sentite un po' la mia idea, se dopo andiamo d'accordo, oggi ci conosciamo, prossima volta magari ci organizziamo. Allora, io pensavo, Lino Lodi di qua, Ale Zec dall'altra parte, due grandissimi DJ, va bene? Allora, due DJ che ci suonano, va bene? Io qua che cucino, voi dall'altra parte che ballate, oh, piantiamo su un festone da paura, altro che aperitivo, parte la festa, una carambata, vero? No? Mamma santa, beh, aspetta che giro un attimo, che non vorrei mai qua, che vi brucio anche, che io sono una chiacchierona, poi mi perdo con i discorsi. Allora, qui abbiamo le verdurine, abbiamo detto. In questa padellina qui stiamo scaldando un po' l'aglio. Adesso ci mettiamo, vedete, ho preso dei gamberoni, delle code di gambero, e le mettiamo direttamente nell'olio, ok? Le ho pulite bene, abbiamo tolto il filetto nero, mi raccomando. Ecco così, le facciamo rosolare un pochino, due minuti siamo a buon punto. Tranquilli che vedrete che è tutto molto semplice, riusciamo a fare tutto veloce, a fare bene. Ecco, adesso qua cerchiamo di girarli con questa pinza qua, che se facessimo con due forchettine, come quando normalmente faccio a casa, era meglio, ma ho detto dai, facciamo la bella figura con gli ospiti. Ecco qua, allora li giriamo piano pianino. Adesso andiamo a sfumargli un pochino di brandy, li metto un pochino perché così gli dà un po' di profumo, va bene? Ecco qua. Adesso mettiamo anche qualche fogliolina di basilico all'interno delle verdurine, così gli diamo un po' di profumo d'estate. Ecco qua, senti che profumo, adesso voi non potete sentire, però ragazzi è una meraviglia qua.
Questi gamberi sono favolosi e anzi ve ne dico un'altra, che qua l'aperitivo, se va per le lunghe, sapete cosa facciamo? Ci butto dentro anche quattro pomodorini e buttiamo su una spaghettata, va bene? Quindi altro che aperitivo se mangiamo anche gli spaghetti. Cosa dite? Vi piacciono? Ragazzi, voi commentate sotto che poi io magari leggo e ci mettiamo un po' d'accordo sul da farsi. Vediamo un po'. Ciao Aurora! Che bello, quanti amici! Ecco qua, qualche minutino e siamo super bene. Allora, stiamo dicendo, per chi si è collegato adesso, faremo tre cestini di parmigiano con tre farciture. Adesso sto preparando la base con le verdure, qui sto cucinando le code di gambero un po' aromatizzate con un po' di brandy. Ok, adesso togliamo anche l'aglio, che così, se no, dopo ti dà fastidio. Ecco qua, giusto qualche minutino. Poi andiamo a farci il cremoso al prosciutto. Intanto cucino un secondino questi e dopo vi faccio vedere anche come faccio io il cestino. Bene, adesso qua siamo a buon punto, ragazzi. Come siamo? Cosa mi raccontate? Avete fatto fatica a trovare la casa. Ciao Michele. Allora, Anna, ciao bellezza, sei arrivata. Ok, allora qui i nostri gamberi sono pronti, va bene. Allora io adesso me li trasferisco, che poi ce li portiamo di là che andiamo a decorare. Togliamo l'aglio. Ecco qua. Così intanto mi si raffreddano un attimo. Era giusto per dargli un po' di sapore e cucinarli. E qua abbiamo una base pronta. Va bene, ragazzi. Anzi, spostiamo anche questo, così lasciamo tutto in ordine. Oh, io non mi sono cambiata per l'aperitivo, cioè spero che anche voi siate tutti vestiti tranquilli. Sì, che non mi tocca andare a cambiare un'altra volta. Ho detto, qua siamo a casa, stiamo insieme, così, tranquillità. Le nostre verdurine sono quasi perfette, perché comunque devono rimanere un po' croccanti. Adesso andiamo da questa parte. Io adesso utilizzerò il mio robottino, vediamo se riuscite a vedere. Allora, io uso il robottino per fare questa crema, va bene, di prosciutto, però voi potete usare anche un mini pin, un fornitore, quello che vi piace. Allora, mettiamo dentro un po' di prosciutto. Allora, io faccio tipo 2-3 fettine di prosciutto cotto, adesso in base a quello che quante ne dovete fare. Io oggi ne preparerò 3 di prova, poi vi faccio vedere, ne avrei anche preparati altri, vediamo se ce la facciamo a farne qualcuno in più, ma l'importante è vedere come ne facciamo 3. Allora, prosciutto crudo, prosciutto cotto, vedi che mi perdo. Poi mettiamo anche mezzo uovo sodo, che avevo già lessato, ne mettiamo metà. Perché oggi, chiacchierando con mio amico Sean, mi ha detto, Jenny, guarda che viene molto buono anche inserendo l'uovo. Io di solito la crema al prosciutto o la faccio con la panna montata, ovviamente non zuccherata e prosciutto, oppure prosciutto e maionese. E lui oggi mi ha detto, mettici l'uovo, vedrai che ti viene stupendo. Allora noi seguiamo le direttive dello chef che mi ha oggi consigliata. Ci metto anche la maionese, va bene? 2 secondi che accendiamo il robottino e ci siamo preparati anche questo e siamo bene. Che dite? Certo che qualcuno di voi potrebbe però versare una lacrimuccia nel frattempo, davvero qualcosina, perché parlando un po', gratta un po' qua, c'è bisogno anche di idratare. Come si suona? Faccio un attimo di rumore, eh? Ciao Michela, benvenuta. Ciao Walter, wow, dal Portogallo addirittura, ragazzi, non si scherza qua, eh? Ok, vediamo un po', ancora un momentino. Ok, io ci aggiungo ancora un po' di maionese, perché così mi diventa più cremosa, perché poi utilizziamo un attimo la sac à poche, allora non vorrei che mi rimanesse troppo solida. Facciamo così, mica vi disturba se lo accendo un attimo. Sapete che noi donne dobbiamo sempre tenere acceso il robottino, se non è il robot è l'aspirapolvere.
non è l'aspirapolvere, è il phone. Cosa dite? Sempre rumori. Ok. E anche qua la base l'abbiamo preparata. Adesso ci mettiamo tutto quanto nella nostra sacca poche. Adesso la prepariamo, ve la faccio vedere. Allora, sacca poche, adesso tagliamo la punta, vediamo se troviamo le forbici qua verso finite. Eccole qua, tac, tagliamo un pezzettino, inseriamo punta stella che ormai conoscete, così poi andiamo a decorare il cestino. Adesso ve lo preparo anche quello, prima prepariamo bene le basi e dopo stiamo un attimo. Vediamo se entra. Che qua li dobbiamo adattare alla punta. Ecco, perfetto. Adesso riempiamo. Ciao Sara, ciao Nicola. Ecco qua. La carica un attimo. Spero che riusciate a vedere. Ditemi se tutto funziona, se l'audio va bene, se mi sentite, se la luce è a posto. Perché qua stiamo facendo una diretta molto casalinga. Ok, ecco qua, adesso mandiamo tutto verso il fondo, ok. Adesso questa me la tengo un attimo in frigo nel frattempo che vi faccio vedere come facciamo il cestino. Un attimo solo che, ok, la metto in frigo così resta solida. Bene, allora adesso trasferiamo le nostre verdurine, ecco qua. Ciao Annina bella, che carina che sei, mi dice Anna, sono bella, tesoro, siamo messi tutti un po' così che non riusciamo neanche a sistemarci bene per queste belle occasioni. Allora, vedete ragazzi, qua abbiamo tutte le verdurine, vedete, le abbiamo lasciate giusto insaporire, ok? Il colore deve rimanere bello vivo perché a me piace avere un bel colore in tavola. Quindi i nostri gamberi sono pronti, le verdurine anche, la sacca a poche con il cremoso di prosciutto anche, insomma siamo a buon punto. Adesso facciamo il cestino del grana. Allora, padellino un po' più piccolo. Chiaramente noi faremo questi cestinetti come aperitivo, quindi non è che andiamo a fare un cestone, facciamo dei piccoli cestini. Poi se volete utilizzare questa idea per quando servite un antipasto, lo si fa un po' più grande, allora potete metterci dentro l'insalata russa, dell'insalatina mista con le olive, uova, oppure addirittura potete servire anche il primo, ok? Potete metterci delle linguine, oppure una bella cucchiaiata di risotto. Ok, qua ci abbiamo il grana, diamo di nuovo calore qui all'induzione, lo mettiamo al massimo. Adesso prendiamo una bellezza, non ci formalizziamo. Vediamo invece un altro cucchiaio qui, ecco. Allora, anche il grana, se prendete il grana grattugiato, il già grattugiato, dovete stare attenti che non ci siano i famosi grumetti, dovete stemperarlo bene, ok? Perché altrimenti non si forma bene il nostro cestino. Allora, io in questo caso, per farne più piccolini, per l'aperitivo, ci metto 2 cucchiai di parmigiano, anche 2 e mezzo. Adesso mi avvicino col telefono così vedo se riesco a farmi vedere bene. Allora, ecco qua. Praticamente adesso che è calda la pentola lo si schiaccia, riuscite a vedere? Sì, mi pare che è inquadrato bene, si schiaccia bene questo grana che abbiamo, questo parmigiano che ci abbiamo versato, però al centro quando la pentola inizia ad essere calda non lo si tocca più il centro perché altrimenti poi si buca. Allora, capire quando è pronto, deve praticamente fare tutta una serie di bollicine,
che non devono essere solo su un posto le bollicine, devono essere diffuse su tutta quanta la superficie di questo cerchio che abbiamo preparato. Ok? Allora adesso io ricompongo un po' i bordi, perché in aperitivo mi piace che sia un pochino più composto. Va bene? Adesso vediamo se riesco dopo a mostrarvi il punto giusto quando si dice ok, è pronto. Deve friggere bene il grana su tutta l'area. Deve fare le bollicine, ok? Perfetto. Adesso vi faccio vedere. Non so se le luci vi permettono. Comunque ha fatto le bollicine dappertutto. Allora a questo punto lui è pronto, lo teniamo in parte fuori dal fuoco, lasciamo che si raffreddi giusto un attimo, ma non troppo, perché se si raffredda troppo prende la forma piatta della pentola, invece noi dobbiamo dargli la forma. In questo caso io userò, ho trovato questo bicchierino piccolino, se no di solito quando li faccio per gli antipasti uso un bicchiere un pochino più grande. Questo qui mi serviva giusto perché devo farli più piccolini, ok? Allora adesso prendiamo un taglierino, e qua il balcone è grande, però ci abbiamo tante cose, non basta mai. Ok, allora ci mettiamo qui, vediamo se si vede bene. Così, adesso ci aiutiamo a sollevare, vediamo se è pronto, se è già freddo al punto giusto. Ancora un momentino perché è tanto caldo, se no ci scoppiamo. Bisogna stare un attimo a guardare, questa è la cosa più complicata, ma alla fine una volta imparato ho fatto uno, ho fatti 100, vero o no? Mamma mia, allora, insomma nessuno di voi mi versa da bere, che femo. Vediamo dopo. Allora adesso io lo sto togliendo, ok, ecco, lo sto trasportando in questo bicchierino, lo stringo un attimo e inizio a dargli la forma, ok, ancora un po' caldino. Si sente un po' la musica, qua ci serve veramente il DJ, ragazzi, se no qua facciamo un aperitivo. Ciao Carlo, benvenuto! Ecco, noi l'abbiamo versato, adesso gli diamo la forma, lasciamo che si raffreddi un momentino, ok? Controlliamo che sia tutto a posto, perfetto. Intanto che si raffredda io tolgo il padellino, do una piccola pulita al tavolo perché mi piace tenere in ordine. Ecco. Oh, ditemi se vi piace questa idea, se no la prossima volta mi invento qualcosa di più interessante, eh? Cosa dite? Magari mi fate delle proposte, mi scrivete cosa vi piacerebbe. Si possono fare un sacco di cose per gli aperitivi, vero o no? Ok, questo banchetto pulito. Io a questo punto per decorare andrei dall'altra parte, così abbiamo il banco pulito. Va bene? Allora ci spostiamo, visto che adesso c'ho questo attrezzo qua, che è una meraviglia. Vi cambio anche le luci, che così magari vedete meglio. Cioè, aspetta, in maniera molto... vediamo così, spegniamo tutto, non ho troppe luci, non ci capisco nemmeno io. Che ridere. Ecco qua, ci mettiamo da questa parte. Allora, vedete, io ne ho preparati più di uno, adesso vediamo se riusciamo a farne più di tre, altrimenti insomma ne decoriamo qualcuno. Allora prendiamo un piatto dove iniziamo a decorare, va bene? Vediamo se si vede bene così, perché c'ho anche i messaggi sotto. Ok, perfetto. Allora cominciamo con quello con le verdurine, va bene? Allora un cucchiaio, ecco qua, prendiamo le nostre verdurine, va bene? Allora riempiamo il nostro cestino, così poi vedete cosa succede di questa cosa meraviglia. Allora aspetta che cerchiamo anche qualche pezzettino verde, perché è bello quando ha tutti i colori in vista, ok? Lo facciamo anche magari un po' fuoriuscire
il composto che abbiamo creato, lo mettiamo dentro anche due pisellini, cosa dici? Adesso il cestinetto, e adesso gli facciamo il decoro. Allora, per questo non andrei ad abbondare di colore perché comunque è già bello colorato. Prendo una carota, vediamo se forse così vedete meglio, una luce migliore. Allora, aspettate, gli tolgo un attimo la buccia, va bene. Taglio qualche striscetta, che tra l'altro queste, vedete, chi ha seguito sull'altro gruppo ha visto che avevo fatto un'insalata con tutte le verdurine. Le verdurine sono così tagliate, zucchine, carote, giusto, scusate, devi un attimo così. Se volete fare un'insalatina è molto carina anche utilizzando queste striscette di verdura tagliate in questo modo. Bene, adesso coltellino, sempre i miei coltellini meraviglia. Prima o poi mi rifaccio tutto un set qua. Allora, adesso ci facciamo dei ciuffettini che così li inseriamo nel nostro cestino. Li tagliamo sottili sottili, un lavoro così, certosino, vediamo qua. Facci che questo qua taglia, grazie al Signore, perché di solito sono tutti quanti che sono da filare. Ok, guarda che bene, guarda che robetta. Sta venendo un taglio preciso. Ecco, adesso tagliamo, ci facciamo questo mazzolino che abbiamo creato. Ok, vediamo se abbiamo anche un minuto. Facciamo un mazzetto così di carotina. Così gli facciamo il ciuffetto al nostro cestinetto. Vediamo se ci arriva. Luca, scusa, abbassami un po' perché io veramente cioè, non so, magari voi non sentite la musica, ma qua mi disturba anche. Non capisco neanche quello che dico a momenti. Vediamo se riusciamo a farli entrare. La precisione, sempre bisogno. Vedete? Adesso noi lo spostiamo, uno l'abbiamo preparato. E ce lo mettiamo in questo piatto nero, vedete? Ok, riuscite a vedere? Uno l'abbiamo fatto. Adesso ci prepariamo l'altro. Abbiamo detto che lo facciamo con le code di gambero e l'avogado. Allora, togliamo la carota. Mi sposto un pochino. Dunque, la base la facciamo con un po' di gentile. Riempiamo un pochino il fondo perché è bello quando il gambero viene fuori dal cestino, no? Allora dà anche un trionfo un po' in altezza e per fare questo dobbiamo riempire un pochino con la lattuga sotto, perché essendo un aperitivo non è che possiamo mettercene dentro troppi di code di gambero, va bene? Ok, adesso ci prendiamo una bella fogliolina, aspetta che vado in cerca di quella giusta. Vedete, la parte più bella è proprio questa, no? Quella quando vai a dare un senso a quello che hai fatto. La parte del decoro è la parte più interessante. La parte estetica è quella che a me piace di più. Allora, adesso abbiamo preparato la nostra base di lattuga, adesso ci prendiamo l'avocado, ok? Aspetta che vediamo se vedete bene. Facciamo da questa parte così. Ok, facciamo dei cubetti. Taglio così, va bene. Facciamo dei cubetti. Vediamo se c'è una ciotolina dove poi andiamo metterci anche un po' di lime, un po' di sale. Allora, ciotolina. Facciamo dei quadratini. Ok. Io spero che vi piaccia. Dai, mi mangerò io quello al prosciutto, vi lascio a voi quello con la coda di gambero. Agli ospiti sempre il meglio, sempre il meglio. Ok, allora adesso ce li mettiamo qua.
No, adesso ci aggiungo ancora un pochino, dai, visto che ce l'abbiamo, però no. Eccoci qua. E poi, dopo vi farò vedere, se rimanete in linea, avevo pensato di andare fuori, no? Visto che oggi c'è stata una buona giornata, ho anche tutto apparecchiato, tutto fatto per voi, ma adesso vediamo, perché poi a un certo punto qui si è messo a piovere, ho detto, cavoli, adesso che facciamo? Allora, cubetti, ok, adesso ci diamo una spruzzatina di lime, va bene, e siamo quasi a buon punto. Mettiamo così, ancora un pochino, ok, un po' di sale, adesso lo prendo solo un secondo, beh, vi porto dietro come, dai, perché sennò è brutto lasciarvi qua abbandonati, ho lasciato il sale da questa parte, ecco. E adesso prendo anche la sacca già col prosciutto, intanto così mi guardo anche i messaggi. Allora, molto bello, mi dicono, wow, deve essere anche buono però ragazzi, bello sì, è importante, lo sapete che ci tengo che sia bello, e poi deve essere assolutamente buono, ok? Bene ragazzi, allora siamo qua, ritorniamo nella nostra posizione, vediamo se si vede. Ci siamo, ok, adesso ci mettiamo il sale, abbiamo detto, sul nostro avocado, lo prepariamo così, ci mettiamo i cubettini dentro, andiamo a lasciare un po' di spazio dopo per i gamberi anche, un po' così. Ok, gamberone, si vede, sì. Allora adesso ci posizioniamo i due gamberi, belli cicciotti che sono, spettacolo, ecco qua. Allora io oggi cercavo i ribes, volevo mettere anche il ribes, purtroppo non sono riuscita a trovarlo, allora ho cercato un frutto che fosse comunque acidulo, allora ho preso dei lamponi, però in realtà sarebbe molto meglio mettere delle chicchette di ribes, ok? Allora siamo messi così, vediamo, questo non mi piace, vediamo uno più interessante. Adesso ve lo mostro anche dalla vostra parte, ok? Guarda che cosina, meravigliosa. Quasi quasi ci metterei anche, aspetta che sposto i messaggi, così vedete. Vedete? Ok? Io direi, siccome sono precisina, vorrei provare anche a metterci una foglia di prezzemolo. Vedete com'è che andiamo a prendere anche un po' di prezzemolo, che vediamo con la fogliolina. Dai, che siamo quasi a buon punto, visto che veloci che siamo. Boh, poi io chiaramente chiacchierando mi perdo anche un po' via. Allora, prendiamo una bella fogliolina, vediamo se la trovo. Aspetta, non vi voglio inquadrare il frigo, se no dopo vedete cosa c'ho. Vedete tutte le meraviglie che c'ho nel frigo. Allora, vediamo una fogliolina di quelle giuste, se le trovo. Guardala qua, eccola lì che era andata a finire. No, perché mi ero tutta organizzata, ma poi sai, c'è sempre la diretta di mezzo che, ecco, del resto è bello per quello, no? Allora prendiamo una fogliolina, vediamo, questa qua è bella grandina, se mi piace, questa mi piace. Ci vuole passione, no? Quando si fanno i decori ci vuole un po' di passione. Vedete? Adesso ve lo metto nel piatto, così vi rendete conto meglio che sul piano, sul piatto nero lo vedete meglio, guarda. Allora, si vede? Aspetta che io non riesco a girare, si vede abbastanza, vediamo come. Ecco qua. E due li abbiamo fatti, ok? Adesso facciamo il terzo. Terzo gusto. Ecco qua, altro cestinetto. Allora, facciamo con la crema di prosciutto. Ci mettiamo anche qua sempre un po' di lattuga sotto, va bene, un po' di verde, è sempre bello. Ecco qua ragazzi, tacchete. Beh, che bello che mi avete fatto compagnia, non mi sembrava neanche vero. E qua non circola l'anima, se non è. Meno così. Facciamo un po', ci facciamo un po' di compagnia. Allora, ecco qua. Aspetta che lo metto meglio.
siamo. Ecco. Adesso prendiamo la sac à poche. Vediamo se questo mi inserisce un po'. Bene. Ok, allora sac à poche. Andiamo a riempire con la nostra crema che abbiamo fatto. Poi andiamo a decorare col prosciutto, per me è buono l'ovetto sodo, visto che l'abbiamo usato anche già nel nostro composto. Adesso devo solo capire se è più bello mettendolo a metà, vediamo, o se farlo più piccolino, però mi piacciono i cicciottini, e ci mettiamo anche l'oletto, adesso ve lo faccio vedere dalla vostra parte. Togliamo anche i messaggi. Vedete? Vediamo se riesco a farlo al contrario. Mettiamo anche l'olivetta. Ok. Ecco qua. Adesso ve lo faccio vedere, li faccio vedere tutti e tre impiattati. Guarda, una meraviglia. Un trionfo di colori. Adesso ci spostiamo di qua, che così li vedete meglio da questa parte. Ecco. Cosa dite, ragazzi, che proviamo ad andare a vedere anche dopo in terrazza? Vediamo se vedete bene. Ci siamo? Stavo quasi facendo un danno. E ecco qua, vi riuscite a vederli? Allora abbiamo la crema con il prosciutto, il cotto e le uova, abbiamo i gamberoni aromatizzati al brandy e poi abbiamo la dadolata di verdure. Ecco, questo per me è una cosina, aspetta che torno dalla vostra parte, secondo me questo è grazioso, è una cosina bella. Poi se li vedete ovviamente anche nel numero, perché tre sono belli, però è anche il volume che rende interessante poi l'aperitivo, magari ne fate tre, tre, tre. Adesso io non volevo intrattenervi perché dobbiamo anche andare a bere qualcosa, se no che aperitivo facciamo qua? Allora io adesso vi faccio vedere che non vi stavo dicendo bugie. Avevo tutto preparato qua fuori, perché ho detto mettiamo anche caso che va un po' per le lunghe sto aperitivo, che ci troviamo bene, che siamo in allegria. Guarda, avevo anche apparecchiato, dopo se c'è qualcuno in più sta un attimo, si butta su un altro piatto, siamo perfetti, ci prendiamo mica d'animo. Allora lo beviamo qua fuori, cosa dite? Portiamo fuori? Luca, mi dai solo un aiuto a portare fuori, che facciamo un bel evviva, che vediamo quest'oggi a chi arriva il tappo della bottiglia, eh? C'è qualcuno che si deve sposare? Se no vi do un incentivo io con il tappo. Allora, mi porto fuori i calicetti. Ok. Mettiamo anche una fragolina, cosa dite? Portiamo un po' di colore. Ecco, adesso piano piano mi faccio anche un attimo aiutare. Ragazzi, qua tutto sto caldo comunque non è che ci sia, eh? Non so dalle vostre parti. Però quasi anche freschetto, eh? Ok, allora mettiamo lì, prendiamo due fragoline, le mettiamo, vi piacciono? Cosa dite? Posso mettervelo con il prosecco? Io c'ho prosecchino a casa, ragazzi, non sono molto brava a fare cocktail, anzi oserei dire per niente, quindi mi ricollego al discorso che si era fatto. Adesso oggi abbiamo fatto la conoscenza, poi ci organizziamo, no? Chiamiamo due bei DJ seri, va bene? Piantiamo sulla musica, io cucino, voi ballate, siamo perfetti, un festone da paura, una meraviglia, o no? Basta poco, basta la compagnia, un po' di musica, mangiare qualcosa assieme, cosa vuoi di più dalla vita? Perfetto. Allora, senti che freschetto che c'è qua, era quasi da mettermi sul giubbino. Voi avete freddo, ragazzi, se no torno dentro, torniamo in cucina, vicini, vicini, che dite? Allora, ci mettiamo qua, vediamo un attimo. Ancora due minuti, ragazzi, qua dopo decidiamo cosa volete fare, se volete mangiare, se volete fermarvi a mangiare, buttiamo su altri due piatti, eh. Allora, calicetti, tagliamo una fragolina, ok, che vi metto la fragoletta, dai, boh, non è champagne, insomma, noi siamo qua in famiglia, siamo perfetti così, oh no, dai che faccio vedere la fragolina, ecco qua. Magari la prossima volta, se trovo le pesche, forse i bellini ve lo riesco a fare, ragazzi. Ecco qua, fragoline. E sento i miei vicini, ciao Alberto! Bella, perché ce l'ho in diretta e lo sento anche dal terrazzo. Questo è un colpo di scena, ragazzi. Allora, bene, ce la faremo ad aprire la bottiglia. È sempre il momento più imbarazzante per me, ragazzi. Se non ce la faccio, che femo? Ecco qua. Niente, non si trova neanche la linguetta.
Ah, signora, come siamo messi? Ecco, bravo Luca, mettimi un po' di musica qua fuori. Beh ragazzi, guarda, è stata un'esperienza meravigliosa questa per me, non so per voi, però l'idea di essere assieme, mamma mia, mi sembra di tornare un po' alla normalità. Allora ragazzi, a chi va questo tappo? A chi lo lancia? Aspetta che guardo chi c'è, che vediamo adesso a chi lo mandiamo. Allora, Ste, Andrea, Scolaro Maria, a chi lo mandiamo qua? Fabrice, aspetta che ci abbiamo anche Fabrice. Beh, Fabrice, guarda, prossimo giro stappiamo la tua bottiglia, no, perché lui c'ha un vinello, ragazzi, che è quello che ho bevuto da lui, indimenticabile. Ragazzi, stappo. Neanche il salto non mi ha fatto, beh, guarda, lo butto, ecco, è saltato. Evviva, ragazzi, ecco qua, ragazzi. Grazie mille che siete stati con me, brindiamo assieme, vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Allora, ragazzi, cin a voi tesori, meraviglia. Ragazzi, grazie di tutto e speriamo di vederci presto. Mandatemi le foto se li fate i cestinetti, mi fa un sacco piacere, e dopo leggo tutti i messaggi e ci rispondiamo, va bene? Ciao ragazzi, grazie di tutto, ciao!